Ciao! Allora, oggi è sabato e io devo cambiare il letto immediatamente. Poi mi voglio pulirmi la mia cameretta da letto. Sono le due qualcosa. Allora, mi voglio muovere, voglio pulire tutto. E sono le due qualcosa. Domani è domenica e vai. Mio marito lavora la mattina, il pomeriggio no. Cioè, per questo il pomeriggio possiamo andare da qualche parte. Ora che lavorando la mattina, il pomeriggio si esce, non lo so dove andiamo, però in casa non ci voglio stare. Abbiamo il letto, mettiamo le lenzuola nuove, pulite. Di solito quanto cambio il letto? Come come mi piace tanto, come ci stanno queste lenzuola rosa, che me la volgono proprio il materasso e molte volte che faccio le lavo, poi pento e faccio a entrare, apro le finestre e faccio aiecciare, faccio aiecciare la stanza con le finestre aperte e per tirare anche il materasso. E poi quando si sono acciucate le prendo da fuori e le metto sul letto, perché mi piacciono tanto come stanno sul letto, perché lo copre il materasso, perché me lo avvolge proprio il materasso, a differenza di queste qua che mo ho tolto dal letto, di queste qua così blu, diciamo celestine, le molle come qua fossero più like e te lo avvolge proprio bene il lenzuolo con gli angoli, mentre questo qua con gli angoli, questo secondo me le molle sono strette, non me lo avvolgono bene come queste. Purtroppo quando le comprai queste qua, mio marito ne vuole prendere un solo paio, perché disse mettiamo come sono, vediamo come fanno sul letto e io me ne ritrovo un solo paio che ne sono comprate di queste. Lo uccideremo ora per quanto è successo e fatto, perché pagammo 10 euro queste lenzuola, queste qua con i cuoricini,
rosa, le pagammo 10 euro e mi piacciono tantissimo. Lo citerei ora per quanto è successo e fatto a mio marito. Purtroppo dobbiamo sopportare gli uomini. Che ci vado a fare? L'ho ucciso? L'ho ucciso? No, peccato. L'ho ucciso? No, è peccato. Fa niente. Sopportiamo. Noi donne siamo nate per sopportare i nostri mariti. Ora ci metto questo corpuletto, questo qua rosso, arancione. Ci metto questo sul letto. Per questo dobbiamo sopportare i nostri mariti, che purtroppo le donne siamo nate per sopportare gli uomini. Ma fino a quanto? Non si sa. Per questo. Facendo tutto subito viene il chilometrico, ciò lo so. Ci sono 7 minuti. È proprio un video lunghissimo, vero? Ora mettiamo le fette, che vi voglio far vedere una fantasia. Non so se si è vista prima, comunque è questa qua la fantasia a cui sono stupende queste lenzuola, mi piacciono tantissimo. Volevo comprarne altre ma non è stato possibile, che comunque poi il negozio ha chiuso il negozio e io mi trovo di questa bella completo di lenzuola, un solo paio per colpa di mio marito, che ha voluto comprare uno solo. Purtroppo fa niente, non possiamo uccidere ai mariti. Se no, quante donne avrebbero ucciso i mariti? Tantissime, penso. E per questo. E per questo non si possono. Che se no, quante donne avrebbero fatto? Quante donne avrebbe ucciso i mariti se si poteva? Tutte!
Ora passo la folletto. E voi? Ora passo un attimo la folletto per terra. Sicuramente state dicendo fortuna, ma c'è sabato, c'è e pomeriggio perché ti pulisci la camera da letto. Mi pulisco la camera da letto perché domani domenica. Infatti sono le 2:25, non so come va, ve lo vedete bene, eccolo qua, sono le 2, sono le 2:25 e io ora mi faccio un bello caffè, mi faccio questo qua, se lo metti a fuoco magari forse meglio, questo qua delle macchie, aspettate, ve lo voglio far mettere a fuoco, ma mettere la mia faccia a... mette a fuoco questo qua, delle macchie, caffè cremoso, aspettate qui un po', che si toglie la scrittura un po' fatta, eccola qua, questo qua uso, ed è delizioso come, è buono anche se io ho iniziato a usare questo qua polpone micella rossa, questo, e mi piace tantissimo, vi devo dire la verità, mi piace tanto, però comprandomi la macchinetta mi hanno regalato queste qua in omaggio e ora mi tocca consumarle. Lo tessitero proprio caffè.
perché voglio, poi fare una, voglio fare una pausa e voglio del caffè. Ecco il caffè. Abbiamo fatto il caffè. Ora ci vado a mettere il succo di canna. Ci vado a mettere. Nel frattempo apro anche l'acqua, scusate. Verso l'acqua e sono riempito il secchio per lavare per terra, che mi voglio lavare almeno per terra la camera da letto, così ho già pulito, e in modo che domani mi faccio semplicemente il bagno, cucina e corridoio, e la camera da letto me la pulisco oggi, che poi io la domenica non ne faccio servizi. Me li faccio durante la settimana. Perché domani voglio stare libera la domenica. Anche se mio marito lavora la mattina e pomeriggio, perché fa i turni a lavoro, ma io la domenica voglio stare libera. Però è successo che ieri e oggi è stato la mattina a casa. Non mi ha fatto fare niente, perché siamo andati a fare certi servizi. Abbiamo fatto certi servizi e non è stato possibile fare quello che dovevo fare. Allora io ci faccio un attimo sulla lavasto, che voglio prendere il detersivo per lavare per terra. Ecco qua, così lavo per terra e olè, e finiamo di fare. Aspettate, è pesante il secchio. Olè, ci sono riuscita. Allora, mo a voi, ora a voi vi faccio soltanto
Vedete, la prima passata e non tutte, perché io ne faccio tre passate per terra, vi faccio vedere solo una e poi vi stacco, o due, ma tutte e tre non lo so. Ora mettiamo, iniziamo a che cosa? Che letto l'ho cambiato, l'aspirapolvere l'ho passata, ora la ho. Vi volevo dire, non giudicate, perché non vi ho fatto vedere se toglievo la polvere dai comodini e il comò, perché l'ho tolto giovedì e io lo tolgo due volte alla settimana, cioè lunedì e giovedì, la polvere. Per questo non giudicate, vi raccomando, non giudicate. Eccomi, sto lavando per te all'inizio. Ecco qua, vi ho fatto vedere, questa è la prima passata che ho fatto. Ve lo ripeto, non giudicate. Desideravo fare questo video, però state un po' scomode, perché prima stavate appoggiate sul traversale della finestra e ora state appoggiate sul comò. Perché vi ho detto che ancora non ho il treppiedi per voi, è stato un po' scomode. La seconda passata, thank you.
Allora, mi stanno appicciando anche la batteria che scarica, però io vi volevo dire che non ho fatto solo la camera da letto, ho pulito anche il forno. Con tutto ciò, che stasera lo devo utilizzare il forno, perché faccio le pizze e devo utilizzare il forno. Non fate caso del del stentino, perché ha fatto 2 giorni un po' maltempo e l'ho messo qui i panni ad acciugare. Io ora vi saluto. Se vi piace questo tipologia di video, commentate e mettetemi like. Un bacio e al prossimo video. Ciao!